l'anno scorso sono andata a prendere degli appuntamenti in due luoghi. Che purtroppo nella provincia di Macerata, io sono di Macerata, ce ne sono soltanto due luoghi per fare lo screening e l'osteoporosi, non c'è posto, quindi non ho potuto prenotare. Questo secondo me è un grave disagio. Speriamo che si risolva nel più breve tempo possibile, perché io ancora non riesco a prenotare, sempre col Servizio Sanitario Nazionale, perché a pagamento questo si può fare subito, penso. Come ho avuto bisogno sia del ginecologo che dell'ortopedico ultimamente, parlando con loro è venuto fuori la questione dell'osteoporosi e perciò di fare un minimo di accertamenti tramite la mocca. Basterebbe, ecco, già camminare un po' di più, stare di più al sole, per me fumare un po' di meno. E io non sono affetta dell'osteoporosi, fortunatamente, perché sono andata in menopausa molto molto tardi, all'età di 55 anni. Ci ho fatto sì la mocca e tutto quanto, però è andata tutto bene, ancora va bene. Io faccio la MOC da 15 anni, regolarmente, ogni 2 anni. Ho partecipato anche alla campagna di prevenzione istituita dalla FNP CISL nel mio distretto, nel Fermano. Tutto questo per prevenire quelle che sono appunto le problematiche dell'osteoporosi, anche perché io purtroppo per ereditarietà tendenzialmente potrei incapparci, in quanto mia mamma, che è 89 anni, dopo gli 80 ha cominciato a cadere, a fratturarsi, e quindi il dottore mi ha detto che per ereditarietà purtroppo potrei incapparci anch'io. La mia esperienza è abbastanza positiva, sarà perché mi controllo ogni 18 mesi, faccio la MOC puntuale, per ora non c'è osteoporosi, ma c'è soltanto un po' di osteopenia. Sarà perché mi curo nel mangiare, faccio movimento, quindi mi sto salvando ancora, non so quanto durerà però. Io ho scoperto di avere l'osteoporosi da alcuni anni, mi sono curata fino all'anno scorso, ho fatto una cura specifica e poi per problemi allo stomaco ho dovuto smettere quel tipo di cura, ora sto prendendo soltanto vitamina D. Sto facendo i controlli, diciamo, sono riuscita a contenere questo tipo di malattia. Una cosa molto importante che ho capito è fare sport, cercare di muoversi, di fare passeggiate, diciamo che rallenta molto la malattia, anzi dà stimoli per la ricostituzione dell'osso. Mangiare sano, sto tentando di fare, mettere un po' di ordine nella mia dieta quotidiana, per cui spero così di migliorare, ecco, o di non peggiorare. Ben ritrovati al nostro appuntamento di Pensionati In. Come abbiamo sentito dalla nostra copertina, oggi parliamo di osteoporosi, una malattia che colpisce prevalentemente le donne dopo i 50. Vi presento subito la nostra ospite, è Patrizia De Paolis, segretaria regionale del Sindacato dei Pensionati della CISL, che salutiamo e ringraziamo per esserci tornata a trovarci. Grazie, grazie a voi dell'invito. L'osteoporosi è dunque una malattia molto diffusa e silenziosa, come dicevamo, e il Sindacato dei Pensionati e il Coordinamento Donne da alcuni anni sono impegnati per sollecitare chi di dovere a dare risposte di prevenzione a questo problema. Ecco, De Paolis, che cosa avete fatto e quali risultati avete ottenuto in questi anni? Ma vede, l'osteoporosi più che malattia silenziosa la definirei una malattia subdola, anche perché quando poi si manifesta il danno è già fatto e il danno di solito alla regione costa parecchi soldi in sanità, costa parecchi soldi alla sanità e alle famiglie. Quindi bisognava porre l'attenzione in maniera più incisiva su questo tipo di patologia. E all'incirca un 3 anni fa, con i coordinamenti femminili,
abbiamo iniziato una raccolta di firme che in pochissimo tempo ha raggiunto 5.000 firme, che poi sono state consegnate alla regione. E il progetto, volevamo un progetto che appunto si occupasse della prevenzione dell'osteoporosi e doveva partire l'anno scorso, è slittato di un anno per via di problemi alla regione di tempistica e di fondi. E quest'anno è partito appunto questo progetto e il giorno è stato il 18 ottobre. E presso l'Università Politecnica delle Marche c'è stata appunto una conferenza, il lancio di questo progetto, che soprattutto è fatto per il momento almeno di informatica. Dico per il momento perché poi non ci accontenteremo dell'informatica, spero che vada oltre, ma è informatica sugli stili di vita, alimentazione, quello che può essere dannoso alla salute per appunto per la qualità delle nostre ossa e in più c'è un sistema nuovo chiamato DEFRA, che è più che altro un questionario che si fa a livello di informatica con il computer, si può fare. E la risposta che dà è la qualità non tanto delle nostre ossa, ma il pericolo che le nostre ossa corrono se cadiamo, cioè qual è la fragilità delle nostre ossa. E in base appunto a questo responso uno poi può andare dagli specialisti e fare magari la MOC o altre visite specialistiche. Naturalmente si può rivolgere a noi per avere informazioni più dettagliate della cosa, noi intendo i coordinamenti femminili della Federazione Pensionati di tutta la regione e poi al medico curante. E proprio a tal proposito, come diceva lei, in occasione anche della giornata mondiale contro l'osteoporosi, che è stata appunto il domenica 20 ottobre scorso, che questa presentazione del progetto regionale Ossi Duri si diventa è stata fatta e noi c'eravamo, vediamo il servizio. L'osteoporosi è una malattia silenziosa che colpisce prevalentemente le donne. 5 milioni sono le persone affette da osteoporosi in Italia. Secondo l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, il 25% sono di età superiore ai 40 anni, il 33% tra le over 60 e il 66% sopra gli 80 anni. Una malattia molto diffusa anche nelle Marche. Prevenirla è possibile con la campagna di prevenzione Ossi Duri si diventa, promossa da Regione Marche, aziende sanitarie, Università Politecnica delle Marche e organizzazioni sindacali. Il coordinamento delle donne si è fatto carico di questo problema che riguarda la prevenzione dell'osteoporosi perché ha avvertito una grande carenza sia di sensibilizzazione da parte della popolazione sia di sensibilizzazione da parte delle istituzioni. L'osteoporosi è una malattia molto grave da un punto di vista sanitario, ma è altrettanto grave per quanto riguarda l'impatto sociale. Non esiste un programma di prevenzione, non è mai esistito e nella Regione Marche hanno finalmente, dopo una petizione che abbiamo fatto, in cui si sono raccolte più di 5.000 firme, l'assessorato alla salute ci ha convocato e ha convocato anche un'equipe di medici per poter predisporre un progetto osteoporosi in cui si parlava appunto di prevenzione. E già per questo qui, per noi, è un grande passo avanti. Il progetto regionale per prevenire l'osteoporosi, Ossi Duri si diventa, è un progetto che prevede soprattutto attività di informazione e di formazione rivolti da un lato alla popolazione, da un lato agli operatori del servizio sanitario e dall'altro ancora agli operatori che assistono in persone anziane che sono a più alto rischio di frattura a seguito della patologia. Una malattia a due facce, è latente e asintomatica, ma se arriva una frattura, in particolare al femore, diventa traumatica e la qualità della vita viene compromessa. Molte donne si trovano ad affrontare il problema dell'osteoporosi solamente nel momento in cui hanno l'evento, diciamo, culminante, che è la frattura. Nel momento in cui
una persona si è fratturata, al di là del aver superato l'evento traumatico, deve sicuramente essere seguito per comprendere come mai si è giunti alla frattura, quindi dovrà fare tutta una serie di esami e soprattutto poi impostare un trattamento. E questo purtroppo a volte è l'epilogo o comunque il momento in cui ci si occupa della problematica osteoporosi, ma abbiamo oggi la conoscenza e quindi anche la modalità sia per prevenire l'osteoporosi sia per curarla. Sicuramente l'osteoporosi è una malattia cronica e quindi comunque esistente, che non si può sicuramente in qualche modo bloccare, però sicuramente si può intervenire riducendo quelli che sono i fattori che vanno poi ad inficiare o a fare aumentare il rischio. Ci sono fattori semplicissimi, una dieta equilibrata, che per l'osteoporosi vuol dire calcio, vitamina D sicuramente, un apporto proteico sufficiente, ma anche quantitativamente, perché chiaramente non a tutti è noto, ma sia il sottopeso che il sovrappeso sicuramente hanno un fattore di rischio importante su questa patologia. Poi altre condizioni che fanno parte della nostra quotidianità, come il fumo, l'alcol, vanno assolutamente evitate. Altro fattore importante è l'attività fisica. Questi temi ormai stanno entrando nella pratica clinica anche del medico di base, che poi si avvale di vari specialisti. E sicuramente dovremmo ancora anche a livello sanitario fare un'organizzazione un pochino più a rete. Ecco, De Paulis, in chiusura della puntata di oggi, ci sono altre iniziative nel territorio per sensibilizzare le donne alla prevenzione dell'osteoporosi? Sì, ci sono altre 4 iniziative, una Macerata che sarà tra pochi giorni, il 25. Intanto vediamo in video gli appuntamenti. Se vede dove. Già gli appuntamenti, ci sono anche gli indirizzi, quindi poi c'è Pesaro. E il 15 al mattino, poi c'è Ancona il 22 al pomeriggio presso la sala comunale, e Ascoli Piceno il 29 sempre presso la sala dei Savi al comune di Ascoli. Qui saranno presenti ovviamente dei medici che facevano parte dello staff appunto regionale del progetto, che daranno spiegazioni su quello che è questo appunto questo strumento, sull'utilizzo del sistema DEFRA, e parleranno appunto della prevenzione, ma a livello informativo sul sistema di vita che uno deve tenere. Chiaramente poi si spera, noi come sindacato e come coordinamento femminile, che si vada avanti e si riesca ad avere una prevenzione più approfondita, come si fa per la mammografia o per altri screening. Bene, noi intanto invitiamo tutte le nostre amiche, ma anche i nostri amici, ad andare a questi appuntamenti, che sono appuntamenti importanti per le osteoporosi, ma anche per acquisire conoscenze per un stili di vita corretti che fanno sempre bene alla salute. Ecco, noi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Io ringrazio la nostra ospite Patrizia De Paulis. Grazie. Segretaria regionale dell'FNP CISL. In particolare ringrazio voi che ci avete seguito. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata in replica sabato alle ore 19 e domenica alle ore 20 dopo il TG di ETV. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo. Buon proseguimento con i programmi di ETV.